Bentornati amici del canale ed eccoci nuovamente con un video insieme. Lunedì, inizio settimana, andiamo a farci la barba. Come avete visto è saltata via la mosca perché stamattina mi sono dato una passata in testa a macchinetta, quindi ho detto fammi uniforme al tutto così poi facciamo ricrescere il pizzetto, perché sapete a me piace cambiare spesso. Allora, che cosa utilizziamo quest'oggi? Partiamo dal Figaro, vecchia conoscenza, sapone, vabbè questo è solo il tappo perché sta qui che ci ho messo un filino d'acqua calda all'interno, ed è quello arricchito colore di argan, e non è affatto male come prodotto, non so se ancora si trova, io lo comprai un sacco di tempo fa. Come dopo barba ci andiamo ad abbinare un Denim Fire, fragranze diciamo calde, che forse poco c'entrano con la bella giornata che c'è oggi. Però comunque ce l'abbiamo questi prodotti e li utilizziamo. Rasoio Q-Shave, nel quale andremo ad inserire per la seconda rasatura la Sputnik, e pennello, ho ritirato fuori il Wilkinson perché insomma voglio sfruttarlo un po' questo pennellino, visto che parecchi mi hanno scritto che non ci si trovavano bene. Tra chi lo ha, diciamo, rimesso in funzione mediante altri rodaggi, tra chi l'ha ricomprato, mi ha detto sai che effettivamente non è così male. Quindi sono contento, ma direi che possiamo proseguire oltre. Mi sciacquo il viso e poi cominciamo a prelevare il sapone. Tra l'altro, questa è la barba, abbastanza corta direi, anche perché così ho dato una passata a macchinetta prima per uniforme a baffi e qui. Quindi direi che basta con le chiacchiere, procediamo. Ok, sciacquato. Non vado a mettere pre-barba perché praticamente ho solo pre-barba mentolati, quindi poco ci azzeccano con queste fragranze che andremo a combinare oggi. Ma pennello, strizzatina, l'ho tenuto parecchio in acqua calda. Sapone, eccolo qua. Ripeto, ci ho messo un pochino d'acqua calda dentro per farlo un attimino ammollare, perché altrimenti sarebbe stato un po' secco. Ed era tanto che non lo utilizzavo. Ok, abbiamo prelevato una discreta quantità di sapone. Anzi, andiamo proprio col dito a prendere la schiuma che è rimasta all'interno, che non c'entra fisicamente nel ciuffo, perché il pennello non è grandissimo, anzi, tutt'altro. È un medio piccolo, oserei dire, che però, come avete visto, ho fatto apprezzare a più di qualche persona, o meglio, riapprezzare. Mettiamo la schiumetta in viso. Questo Figaro ha una fragranza particolare, veniva definita all'epoca come fragranza old, ovvero una fragranza con richiami orientali. Infatti si sente parecchio una nota d'incenso, oserei dire, che è particolare, deve piacere. È una fragranza, ripeto, calda, che sì, magari al momento non è il top. No, sto controllando perché probabilmente dalla finestra mi entrava troppa luce e sbiancava. Quindi diciamo che forse è meglio così. Aggiungiamo un filino d'acqua sulla punta del pennello. E direi che ci siamo. Andiamo adesso a mettere la lametta, la Sputnik, per la seconda rasatura all'interno del Q-Shave. Ricordo Sputnik che ha la finitura al Teflon, così come la Voskhod. Ottime lame anche quelle. Infatti dovrei fare un ordine su eBay perché giusto lì si riescono a trovare. Poi se avete qualche dritta, qualche canale da passarmi per reperirle, ve ne sarei grato. Q-Shave regolabile. Andiamo a settarlo
alla massima cattiveria per il verso del pero, ovvero 6, e direi che possiamo anche procedere. Non sarà facilissimo come al solito poi andare a finire il pizzetto col Q-Shape, però ci si prova. Sento qualche pelo in viso del pennello, infatti eccolo qua. Quindi sì, diciamo che qualche pelo continua a perderlo. Nulla di troppo strano, oserei dire. Comunque stiamo parlando di un pennello che costa poco, quindi diciamo qualcosina gli si può anche perdonare. Dopo sarà una bella impresa. Ok. Allora, in questa prima fase ci siamo. Ripeto, dopo andremo ad approfondire per quanto concerne la rifinitura. Ma adesso mi sciacquo così poi facciamo la seconda insaponata per il contropelo. Ok, risciacquato. Che brutto colore che c'ha fuori sto video. Mamma mia. Poi vabbè, quando c'ho una maglietta scura purtroppo. Si va un po' a sminchiare il tutto. Seconda insaponata. Strato più sottile. E andiamo a regolare il Q-Shape. Direi che per il contropelo un 4 ci può stare. Meglio non esagerare perché insomma non mi va di rischiare qualche taglietto. Partiamo da sotto. Il rasoio pesa talmente tanto che veramente basta che lo poggi, fa tutto da solo. Veramente un bel prodottino. Ok, allora vediamo di sistemare il pezzetto. Rimettiamolo un attimo a 6 perché insomma, salama sporge un po' di più, male non è.
E io direi che a grandi linee ci siamo. Ovviamente poi facciamo crescere perché si va ad uniformare il tutto. Allora, io mi sciacquo, anche se facciamo così, va. Allora, mettiamola a 1. E facciamo di questo. E come vedete viene molto bene il lavoro. Ripeto, mi sciacquo, così poi conclusioni finali e aftershave. Risciacquato, eccoci qua. Allora, la situazione è questa. Non vi nego che sento un pizzicore leggero qui, e infatti si vede che è un po' più arrossato. Non è un taglio, però un minimo di irritazione. Comunque sia, diciamo che grosso modo la rasatura è andata più che bene. Sono contento che sono riuscito a fare il pizzetto anche abbastanza preciso. E andiamo a splasciarci l'aftershave. Così intanto facciamo anche un recap della situazione. Allora, Denim Fire. Denim è un po' difficilotto da trovare. Io mi ricordo che addirittura ne spedì 2 a un ragazzo che mi seguiva, perché mi disse: guarda, io qui da me non li trovo, se mi fai la cortesia. E ho detto: non c'è problema. E insomma, poi ci siamo organizzati. È molto buono e assomiglia molto al Gillette Arctic Ice. Infatti, se avete l'uno o l'altro, sconsiglio di prendere appunto l'altro, perché veramente sono molto molto simili. Fragranza, ripeto, calda, c'è un fondo fragranza calda molto dolce, proprio prettamente invernale, che però diciamo non dispiace. E la cosa bella è questa, che assomigliando al Gillette Arctic Ice, chi di ice non ha praticamente nulla, fa un po' ride come cosa. E questo, tra l'altro, costa decisamente meno. Quindi, se proprio dovete comprare, orientatevi forse su questo, perché risparmiate qualche cosa ed è grosso modo un prodotto molto 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 simile. Ricapitoliamo velocemente questa rasatura. Sapone. Il sapone Il Figaro è buono. È particolare, deve piacere la fragranza, come adesso monta senza particolari problemi. Non so se è ancora reperibile, all'epoca lo pagai anche un po', diciamo che stava più di 6 euro se non erro. Non so effettivamente fino a che punto ce li valga, perché non sento quello step verso l'alto che sento con altri prodotti. Però diciamo che è un prodotto particolare, di nicchia, specialmente ora che probabilmente è un pochino più difficile da trovare. Quindi per chi ce l'ha, ben venga. Però se lo dovete andare a cercare proprio che siete fissati, vi direi sinceramente passate oltre. Poi, pennello. Il pennello è il Wilkinson, eccolo qua, tutto pieno di schiuma. Lavora sempre abbastanza bene, sì, si è perso qualche peletto anche oggi, però siamo sempre lì, un pennello comunque economico. E ripeto, sono contento di aver fatto cambiare idea ad alcuni di voi, che appunto mi hanno scritto e mi hanno detto: guarda, come stavo dicendo prima, l'ho riprovato, l'ho ricomprato ed effettivamente va meglio rispetto a quello che avevo, quindi ottimo lavoro direi. Poi, Q-Shave con la Sputnik all'interno, si sono comportati molto bene. Ripeto, sta leggera irritazione qua sotto, che in camera effettivamente si vede molto di più che allo specchio, ma se mi avvicino si vede che è qualcosina di piccolo. Però comunque, in linea di massima, si sono comportati bene. Probabilmente non la migliore lama per lui, però poteva andare tranquillamente peggio. Io con questo vi ho raccontato tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. La sbarbata, ripeto, non è andata male. Poteva andare tranquillamente meglio, ma anche peggio. Vi invito a lasciare un pollice in su qui sotto, commentate, e noi ci vediamo al prossimo video. Auguro buone rasature a tutti quanti e ciao!